tra poco. Sul canale 17 di Fano TV, l'informazione locale. Rissa tra magrebini alla stazione ferroviaria di Fano, 4 arresti. Daniele Tagliolini, sindaco di Peglio, è il nuovo presidente della provincia di Pesaro e Urbino. A Fano Seri traccia il bilancio dei suoi 100 giorni. Torna la settimana africana regionale che si svolgerà al Pincio di Fano dal 18 al 25 di ottobre. Buonasera dalla redazione di Occhio alla Notizia, benvenuti a questa edizione del nostro telegiornale. La stazione di Fano sabato sera è stata il teatro di uno scontro tra connazionali. Per ritornare alla normalità sono state necessarie due pattuglie dei carabinieri e anche una dei vigili urbani. Sabato sera è scoppiata una rissa nel piazzale di fronte alla stazione ferroviaria di Fano. Una pattuglia dei carabinieri di Fano arriva sul posto dove ci sono due coppie di magrebini che si fronteggiano con calci e pugni e un numero imprecisato di connazionali di contorno che incitano e parteggiano chi per gli uni e chi per gli altri. Una situazione complessa da affrontare e i due carabinieri chiedono subito rinforzi alla centrale e, superato il muro degli spettatori, si frappongono fra i litiganti. Poco dopo arriva in rinforzo una pattuglia dalla stazione di Marotta e anche una pattuglia dei vigili urbani di Fano. I quattro litiganti non accennano però a smettere, anche un carabiniere finisce a terra travolto dalla foga di uno di loro. Ma lo scenario cambia visto che il numero delle forze dell'ordine è diventato maggiore e così gli spettatori si disperdono velocemente e i quattro magrebini vengono bloccati e ammanettati. Uno dei quattro portato anche al pronto soccorso dove verrà rilasciato con una prognosi di 10 giorni. I partecipanti alla rissa sono due fratelli, SM 39enne e NM 44enne, gravati da numerosissimi precedenti penali per reati contro la persona e sottoposti all'obbligo di firma, e SE 42enne e MJ 40enne, anch'essi aggravati da numerosi precedenti penali. Oscure le motivazioni che hanno portato alla rissa i quattro, che avevano abbondantemente bevuto. I quattro sono stati tratti in arresto e trattenuti nelle celle di sicurezza presso la compagnia Carabinieri di Fano in attesa del processo con giudizio direttissimo. Ed ora parliamo di sicurezza sulle strade nell'ambito delle prevenzioni che la Polizia Stradale mette in atto per le stragi del sabato sera. Nel fine settimana la Polizia Stradale di Fano ha controllato 72 conducenti. Tra di loro 6 sono risultati positivi all'alcol test, 5 di questi sono rientrati nella grave sanzione di carattere penale per la fascia tra i 0,80 grammi litro a quella di 1,50 grammi litro di alcol. Per questo nei loro confronti è scattata la sanzione da 800 euro a 3.200, con la denuncia che prevede l'arresto fino a 6 mesi, aumentata di un terzo per aver commesso il fatto in ore notturne, nonché la sospensione della patente per 6 mesi. Commercializzavano illecitamente del tonno, ma un blitz della Guardia Costiera di Fano li ha scoperti. Sono stati scoperti e sanzionati 3 pescatori per un ammontare complessivo pari a circa 8.000 euro, a cui deve sommarsi il sequestro degli attrezzi, che comprende una lenza di circa 3.000 metri e 300 ami da palangaro, e il sequestro di tutto il prodotto pescato. Il motopeschereccio locale, infatti, nella tarda serata di ieri ha tentato di sbarcare 20 esemplari di tonno rosso per un totale di oltre 800 kg, senza darne la preventiva comunicazione all'autorità marittima e quindi con la duplice finalità di sfuggire al controllo di rito e di evitare la contabilizzazione del quantitativo dei tonni sbarcati. Disagi al cimitero centrale di Fano per gli utenti che vogliono entrare dalla porta posteriore e l'assessore Barniesi ci specifica che sono motivi di sicurezza quelli che hanno indotto a questa chiusura, ma sentiamo tutti i particolari nel servizio di Simona Zonghetti.
Le persone anziane si trovano costrette a fare tutto il giro del parcheggio per poter entrare. Mia madre, ci scrive un nostro telespettatore, è un'anziana di 87 anni, colpita poco tempo fa da un infarto e non riuscendo a camminare non può andare a pregare sulla tomba del marito che si trova a 10 metri dall'entrata posteriore. Come questa, tante altre segnalazioni sono giunte alla nostra redazione per la chiusura della porta posteriore del cimitero centrale di Fano. Ma come ci spiega l'assessore Marina Bargnesi, è stato necessario a causa di furti continui, di sottrazioni di oggetti sacri e diversi atti di vandalismo. Proprio stanotte sono state rubate le grondaie, delle prese proprio le grondaie di rame. A questo punto noi abbiamo dovuto adottare questa misura di protezione sia per la struttura, insomma, il patrimonio cimiteriale, ma anche per le persone che entrano dentro a far visita ai propri cari e anche per diciamo chi vive, chi abita nel cimitero. Allora, che cosa succede questo? Ovviamente parlo delle salme, quindi è una forma di rispetto e abbiamo chiesto l'installazione immediata delle telecamere su quell'entrata per poterla riaprire poi dal momento che è possibile sorvegliare anche chi entra ed esce. E questo, continua l'assessore, deriva anche dall'utilizzo improprio dei servizi sanitari del cimitero, che si è verificato addirittura più volte. Vogliamo impedire che ci siano questi atteggiamenti, questo utilizzo indecoroso del cimitero urbano. Attività venatoria ma illecita. Gli agenti di polizia del Corpo Forestale dello Stato hanno confiscato ieri nella zona di Bocca Trabaria e dell'Alpe della Luna fucili da caccia e vari tipi di selvaggina protetta che non avrebbero potuto essere abbattuti, in particolare alcuni uccelli migratori. I cacciatori provenienti dalla città di Castello si sono dati alla fuga dopo aver ucciso gli uccelli, ma sono stati rintracciati dagli agenti e denunciati. Non avevano neppure l'autorizzazione dell'esercizio venatorio nella provincia di Pesaro e Urbino. Ed ora elezioni provinciali. Nella giornata di domenica si sono tenute le elezioni per eleggere il presidente della provincia e i 12 consiglieri. Tagliolini è stato eletto al vertice di Viale Gramsci, il nuovo presidente della provincia di Pesaro e Urbino, sindaco di Peglio, che a maggio è stato riconfermato primo cittadino per la terza volta, era l'unico candidato. A votare sono stati 510 elettori su 709 aventi diritto, tra sindaci e consiglieri dei comuni del territorio provinciale, con una percentuale del 71,9%. Il passaggio di consegne con il commissario Massimo Galuzzi è avvenuto questa mattina in provincia, dopo la proclamazione da parte del segretario generale Rita Benini, responsabile dell'ufficio elettorale, e alla presenza del direttore generale dell'ente Marco Dominicucci. Il più forte in bocca al lupo, ha detto Massimo Galuzzi. Ha entusiasmo, idee nuove ed è un giovane di grandi capacità e sono convinto che saprà affrontare molto bene anche le questioni più difficili. Ci siamo già confrontati sulle priorità per il territorio. La sua indicazione più forte è l'attenzione ai problemi del lavoro. La provincia, infatti, in questi anni si è spesa per la soluzione di crisi aziendali e per dare aiuto concreto ai cittadini in difficoltà, anche confermando il fondo anticrisi per il pagamento delle bollette di acqua e rifiuti. Le funzioni principali che le nuove province assumeranno dal 1 gennaio del 2015 riguardano essenzialmente strade, scuole superiori, trasporto, ambiente, territorio, pari opportunità, mentre alla fine del 2014 dovranno essere individuate ulteriori competenze. Galuzzi ha poi evidenziato come la mancanza di risorse e di lacci burocratici stiano impedendo agli enti locali di fare il loro lavoro, in particolare riguardo alla tutela del territorio. Come provincia hanno speso 15 milioni di euro per le frane, fiumi ed altre problematiche. Inoltre sono in corso lavori per 2 milioni di euro, ma hanno 7-8 milioni a disposizione che non possono spendere per le norme del patto di stabilità e per problemi burocratici. Ad entrare nel nuovo consiglio provinciale, inoltre, sono 11 candidati della lista alla provincia dei sindaci, ovvero i sindaci di Fano Massimo Seri, di Vallefoglia Palmiro Ucchielli, di Pesaro Matteo Ricci, di Acqualagna Andrea Pierotti, di San Costanzo Margherita Pedinelli, di Mercatino Conca Omar Lavanna, Davide Dellonti di San Lorenzo in Campo, di Urbino invece Maurizio Gambini, di Montemaggiore Alberto Alesi, di Cagli Alberto Alessandri, Francesca Paolucci di Tavuglia e Giuseppe Zito, sindaco di Auditore, ed uno della lista progetto provincia Pesaro e Urbino, Nicola Barbieri, consigliere
consigliere di Mondolfo. Entro la fine di ottobre poi sarà convocato il consiglio provinciale, all'interno del quale verrà nominato il vicepresidente, con l'assegnazione di competenze ad alcuni sindaci neoconsiglieri, mentre i poteri di giunta faranno riferimento al presidente. Avvenuta anche l'elezione di Liana Serrani, sindaco di Montemarciano, alla guida della provincia di Ancona, Fabrizio Cesetti, presidente uscente riconfermato per la provincia di Fermo, mentre l'ex sindaco di Ripa Transone, Paolo D'Erasmo, per Ascoli Piceno. A Fano il sindaco Seri, nel porto, un simbolo per tutta la città di Fano, ha tenuto una conferenza stampa nella quale ha elencato i 100 giorni del lavoro della sua giunta e i suoi personali. Vediamo il servizio. Ha scelto un luogo carico di significato e di simbologia, il sindaco Seri e la sua giunta, per tracciare un bilancio dei suoi 100 giorni di governo, il porto di Fano, per star vicino al settore della pesca. Credo che sia giusto che io renda conto, queste le sue parole d'apertura. Dopodiché sono stati i numeri di bilancio a parlare, 488.000 euro circa di spesa risparmiati e la situazione dei conti del bilancio. Non solo numeri però, ma anche le cose fatte, le bandierine, come le ha chiamate il sindaco, piantate per le cose fatte e quelle ancora da mettere per le cose da fare, senza scordare però da dove sono venuti, leggi, situazione lasciata da Aguzzi e Company. Ho voluto rendere conto perché qui è giusto che chi fa il sindaco, chi amministra, renda conto ai propri soci, che sono i cittadini, che ci hanno chiesto di rappresentarli, ed è giusto che noi rendiamo conto di quello che facciamo, come utilizziamo le risorse, come facciamo bene o come sbagliamo, perché bisogna essere onesti e trasparenti in tutto, nel bene e nel male. Ho voluto raccontare da dove siamo partiti, da zero, ci siamo rimboccati le maniche, abbiamo cercato di creare le fondamenta per impostare un lavoro vero. Poi ho anche enunciato le cose che voglio fare nel prossimo trimestre, che poi racconteremo di nuovo. In questi mesi abbiamo già portato diversi milioni in opere concrete nella città, e onestamente in momenti come questi non era facile, e soprattutto, e qui mi vanto perché penso di aver portato quel valore aggiunto, ho cercato di far recuperare un ruolo alla città anche con le altre istituzioni, e se abbiamo ottenuto determinati risultati è grazie anche a questo nuovo ruolo e nuovo protagonismo che fanno anche sul piano politico. Salvaguardia della costa, porto, lavori pubblici, Europa e programmazione, questi i temi sempre sul tavolo di tutti gli assessori. Abbiamo ricominciato a progettare, una cosa che non è scontata, perché i cassetti del comune erano vuoti e quindi se non ci sono progetti non si possono intercettare finanziamenti nazionali e comunitari, che sono il futuro per la sussistenza di ogni amministrazione. Quindi questo è l'atteggiamento. In più lo facciamo, c'è chi ironizza sui tavoli, abbiamo ricominciato a parlare con la gente, con le categorie, porta via un pochino più di tempo ma garantisce risultati più certi e condivisi. Sto cercando di essere un assessore presente per capire un po' tutto il mondo dello sport. Ci stiamo muovendo anche su nuovi campi che sono tutti da studiare, l'entusiasmo ce lo metto, quindi un bellissimo mondo. E allora guardate queste foto che ci ha mandato una nostra telespettatrice, che stamattina, percorrendo via Astienti in zona di Rosciano, ha fatto questa spiacevole, sgradevolissima scoperta: disegni osceni, scritte volgari fatte con una bomboletta spray, probabilmente nella notte, e hanno imbrattato sia l'asfalto e le cabine dell'Enel. Ed ora è stata presentata a Roma la Carta dei diritti del bambino morente, è stata voluta fortemente dall'associazione Onlus Maruzza. Tutti i dettagli nel servizio. Essere considerato persona fino alla morte, ricevere un'adeguata terapia al dolore, essere ascoltato ed informato sulla propria malattia e ancora avere accanto la famiglia e le persone care, essere accudito e assistito in un ambiente appropriato alla sua età, ai suoi bisogni e ai suoi desideri. Questi sono solo alcuni dei diritti del bambino morente, diritti che sono contenuti in un documento denominato Carta di Trieste, fortemente voluta dall'Associazione Maruzza Regione Marche Onlus, l'associazione che da anni si impegna a favore dei bambini inguaribili. Questo documento, dopo 3 anni di ricerche e di lavoro con i maggiori esponenti italiani in ambito pediatrico, onco-ematologico e delle cure palliative, è stato presentato a Roma lo scorso 7 ottobre. È la prima iniziativa al mondo che si fa nella tutela dei
dei bambini più deboli, perché parliamo di bambini malati, e soprattutto a difesa della vita, cosa che in questo momento è molto importante, perché il Belgio e l'Olanda hanno già autorizzato l'infanticidio. Il garante si è fatto partecipe, diciamo, e addirittura ha preso in carico questa legge, questa carta, e in questi giorni viene dibattuta in un convegno della Società Italiana di Cure Palliative Pediatriche ad Arezzo, e a novembre se ne parlerà a Roma nell'ambito delle cure palliative pediatriche, ricorrendo anche il 25° anniversario dei diritti del bambino da parte dell'UNESCO. Questa carta è la prima al mondo, quindi sono dei diritti che sono 10, che curano tutti questi aspetti, quindi la parte psicologica, la parte dell'accudimento, la parte dei bisogni del bambino a 360 gradi. Ci auguriamo che venga, diciamo, promulgata il più possibile in ambito dal punto di vista sanitario, proprio perché è un vanto questo. L'Italia è la prima al mondo a poterla promulgare, e quindi questo è veramente un vanto, anche perché per arrivare alla carta ci sono stati 3 anni di lavoro con i maggiori esponenti italiani in ambito pediatrico, oncoematologico e delle cure palliative, diciamo che in Italia si sono spesi, e quindi è importante che venga poi concretizzata e non rimanga solo scritta. È stato letteralmente preso d'assalto il nuovo negozio di elettronica che si è aperto in via Arcevia a Fano venerdì scorso. Vediamo il servizio. Centinaia di persone, già dalle prime ore dell'apertura del negozio, erano in fila per accaparrarsi la migliore offerta prima dell'esaurimento dei prodotti elettronici. Sono loro i primi clienti del nuovo esercizio Comet, che ha inaugurato venerdì 10 ottobre in via Arcevia a Fano. Ormai siamo un'azienda dove abbiamo un personale, siamo circa 2.000 persone occupate. Siamo una realtà che si è contraddistinta, siamo spinti fino in Abruzzo con gli ultimi punti vendita del materiale elettrico. Oggi per noi è una grande giornata di collaudo, perché non sapevamo che tipo di riscontro potevamo avere qui a Fano. Vediamo che il negozio è pieno, siamo molto soddisfatti di questo. Un marchio ormai consolidato nel territorio nazionale, e grazie a questo punto vendita è stata data la possibilità a 20 persone di trovare lavoro. E abbiamo inserito per questo nuovo punto vendita 20 persone del territorio di Fano, nel comune di Fano, e insieme al nostro negozio che esisteva già di materiale elettrico occupiamo circa 35 persone complessivamente, quindi è un risultato importante per Comet e anche per il territorio, che ci ha permesso di investire in questa situazione. Il gruppo Comet è un'azienda nata nel 1967 che si occupa della distribuzione di materiale elettrico, di illuminazione, di elettrodomestici e dell'elettronica di consumo. Situata esclusivamente nel centro nord Italia, Comet possiede oltre 100 punti vendita, situati in maggior parte in Emilia-Romagna, ma anche in Veneto, Toscana, Lombardia, Abruzzo. Questa è una sinergia con i punti vendita di materiale elettrico che avevamo già nel territorio. Questo ci permette di fare sinergia con i nostri clienti già esistenti di materiale elettrico e portare anche il marchio Comet con l'elettronica di consumo e grandi elettrodomestici nel territorio. Prodotti che sono andati letteralmente a ruba in tutto il fine settimana, ma tra i più venduti rimangono sempre i telefoni cellulari, con i quali, oltre a chiamare e a mandare messaggi, ormai si riesce a fare qualsiasi cosa, dalle fotografie all'ascoltare musica, a giocare, ad aggiornare il profilo Facebook, a navigare, utilizzarlo anche come navigatore satellitare e tanto altro. L'esperto del negozio ci parla delle applicazioni più utilizzate, molte delle quali gratuite. Le applicazioni che vanno più di moda, ecco, sono servizi di messaggistica, social network, WhatsApp, Facebook, servizi anche di navigazione. Ecco, tutte queste app sono quelle che maggiormente vanno di più, oltre anche ai servizi si aggiungono quelli lì di fotografia. Insomma, negli ultimi decenni la società ha subito un rapido cambiamento a causa della sempre più vasta applicazione dell'elettronica, non solo nei settori produttivi e nel lavoro, ma anche nella vita quotidiana. Torna la settimana africana regionale, che al Pincio si terrà dal 18 al 25 di ottobre. Un impegno che continua, quello dell'associazione L'Africa Chiama Ollus, che ha organizzato la 17ª edizione della settimana africana regionale, momenti in cui si ricorda la popolazione di questo continente per un futuro migliore e comune. Sono 17 anni che mettiamo l'Africa in primo piano. Lo facciamo in tanti modi, in particolare
continuando a fare questa settimana piena di incontri, di dibattiti, ma lo facciamo anche tutti i giorni, pensando ai nostri 10.000 bambini che sono in Kenya, Tanzania e Zambia e che seguiamo con messe scolastiche, scuole, centri per ragazzi di strada, centri per disabili, attività di microcredito e di sviluppo. Quest'anno inizieremo la settimana con una cerimonia per la consegna del premio All Africa nel cuore, che è giunto ormai all'ottava edizione. Il premio quest'anno lo diamo ad una persona che senz'altro ha nel cuore l'Africa e si chiama Cecile Kyenge. È stata ministro dell'integrazione e attualmente europarlamentare. Ricco è il programma dell'edizione 2014 con incontri, dibattiti, concerti, testimonianze, proiezioni di film e mostre, iniziative che si svolgeranno da sabato 18 a sabato 25 ottobre. Tante iniziative, le più importanti saranno due appuntamenti al cinema, presso il Cinema Politeama di Fano, domenica 19 ottobre La Nostra Terra, giovedì 23 ottobre Si Chiudo gli Occhi Non Sono Più Qui, alla presenza del regista Vittorio Moroni. Ci saranno poi un corso di Kiswahili presso il Circolo Artigiana Arci per imparare alcune parole di Kiswahili, una lingua parlata in Tanzania e in Kenya. Ci sarà poi un incontro martedì 21 ottobre presso la sala di rappresentanza Fondazione Carifano, Una sola famiglia umana, cibo per tutti. Saranno presenti due scrittori, Andrea Bizzocchi e Giovanni Olivieri. Un appuntamento importante sarà poi venerdì 24 ottobre presso la zona del Pincio, un concerto di pianoforte, un piano per l'Africa di Mario Mariani. Infine la settimana africana si concluderà sabato 25 ottobre, ci sarà l'accoglienza alle ore 17 della Croce di Lampedusa realizzata con i legni delle barche che sono arrivate appunto alle nostre coste e dalle ore 19 inizierà invece la festa finale, quella che ormai è diventata un appuntamento fisso della manifestazione, la Notte Nera, alla zona del Pincio, quindi ci saranno stand di cibo tradizionale etnico, mercatini, artisti di strada e il grande concerto di Mamma Marias. La settimana africana regionale rivolge un'attenzione in particolare anche verso gli immigrati. Nel nostro territorio quanti sono i richiedenti di asilo politico? In questo momento la cooperativa Labirinto sta seguendo due progetti per richiedenti di asilo politico, lo SPRAR e l'emergenza africana. Io seguo l'emergenza africana e siamo adesso a più di 200 persone che accogliamo nella provincia di Pesaro. Sport, calcio, la Serie D, il Fano perde a Dagnone per un gol. Vediamo il servizio di Sergio Catalani. Amici di Fano TV, buon pomeriggio di nuovo da Sergio Catalani dallo stadio Civitelle di Agnone, in provincia di Isernia, dove proprio in questo istante le squadre di Olimpia Agnonese e Alma Juventus Fano hanno fatto loro ingresso in campo. Alma Juventus Fano in maglia bianca, è Maresca, quindi Petrone che prova a venire via, Petrone mette nel mezzo, attenzione, di prima intenzione Saltarin, Ginestra, ancora però l'Agnonese mette nel mezzo la testa, attenzione Gucci, il colpo di testa di Saltarin con Gucci che si è letteralmente spostato. Ricamato in piena di rigore, ricamato molto bene, mette nel mezzo il palo, la palla è buona, incredibile esultanza dei tifosi agnonesi che hanno visto la palla in gol, ma la traversa salva il Fano. Il palo, anzi la traversa salva il Fano, ma poi Petrone, il diagonale di destro. Sbaglia ancora Saltarin, c'è Lunardini che prova a innescare Sivilla, la palla è buona, esce Biasella. La palla però è ancora a Carpentino, giocatore abbastanza vivace, mette nel mezzo lo Russo, attenzione, c'è la palla che resta lì, Il 90 mette nel mezzo, parabola interessante, la palla resta lì, c'è rigore, calcio di rigore per l'Agnonese e c'è l'espulsione dello Russo, incredibile. Parte ricamato, il tiro e il gol, c'è il fischio finale, Olimpia Agnonese batte Alma Juventus Fano 1-0. Del tutto immeritata la sconfitta del Fano, che non gioca un gran primo tempo, ma nel secondo sicuramente ha la meglio.
Ebbene, prima di lasciarci però, dopo questa pagina sportiva, vi ricordo che giovedì andrà in onda Primo Cittadino in diretta con il sindaco di Fano Seri. Se volete intervenire in diretta e interagire con lui lo potete fare. Vi ricordo i nostri riferimenti telefonici 0721 86 1433 oppure potete anche fare dei WhatsApp o degli SMS al nostro numero di telefono 338 49 68 250. Bene, con quest'ultima notizia io vi ringrazio per essere stati in nostra compagnia. L'informazione torna domani sera alle 20.30, ma domani mattina c'è la rassegna stampa Occhio ai giornali alle 7.45. Grazie ancora per essere stati in nostra compagnia. Buona serata a tutti voi.